E dopo 20 pacà iniziamo a scaldarci per il weekend di Franceschiello e Venti. Qui con me in studio sono sempre solo loro, ospiti fino alle ore 19, presidente appunto dell'Associazione Culturale Bonton, Anna Di Paolo Antonio e Lorenza Mastrilli, appunto vincitrice dell'ottava edizione di Mix Factor. Beh, io entrerei nell'argomento stesso, approfondiamo bene i temi, dicendo appunto, beh, la prima domanda la farei a te, Anna. Chiedendoti appunto, tu sei presidente dell'Associazione Culturale Bontonna di Bellante, di che cosa si occupa? Beh, intanto come associazione culturale appunto promuove in qualche misura la cultura e per quanto ci riguarda noi valorizziamo un po' più l'aspetto musicale canoro, quindi siamo orientati in questo senso. E da qui è nato un progetto, appunto il Mix Factor, cioè quello di creare un talent canoro, molto sulla falsariga appunto dei vari talent più blasonati a livello nazionale. Però ci piaceva l'idea di creare questa palestra canora dove i ragazzi si possono cimentare, chiaramente hanno un talento, non per sminuire altre realtà, però certo c'è una selezione dove veramente in qualche misura si devono distinguere. Ma questo lo dico perché ci sono in ballo anche diverse cose, per esempio dal premio noi doniamo delle borse di studio nell'ambito di una rassegna musicale molto importante, molto prestigiosa come quella del Giulia Jazz promossa dall'Associazione Culturale Orchestra Contemporanea diretta dal grande maestro musicista Tony Fidanza che è anche presidente della giuria di qualità e poi altri risvolti perché poi il Mix Factor ha anche diverse costole quindi da qui nasce un progetto musicale per fare sensibilizzazione su un tema molto serio come il Mi femminicidio. parlavi infatti di femminicidio nel fuori onda. Sì, abbiamo creato un progetto con questi ragazzi dove appunto si è portato in scena uno spettacolo molto suggestivo dal simbolico titolo Amori Amari. E alcuni ragazzi del nostro talent hanno veramente sono protagonisti con la loro voce, perché pensiamo che insomma attraverso la musica, attraverso le canzoni si possono anche dare dei messaggi importanti. E niente, quindi nasce questo progetto, questa volontà e questa bella realtà che dura ormai da quasi 10 anni, siamo quasi, ecco, quest'anno festeggiamo la decima edizione e insomma abbiamo condiviso davvero delle belle cose e lo scopo maggiore è proprio quello di una sana condivisione di una passione comune come il canto. Come il canto, infatti molto appunto giunta la radio perché comunque sia tra musica e canto, rimaniamo sempre della stessa famiglia, ma Anna tu all'interno dell'associazione stessa, no? Sei appunto direttrice artistica di questo talent, giusto? Sì, diciamo anche un po' l'ideatrice, quindi Cioè tu promuovi insomma. sì, nacque questa idea e poi insieme ad altri associati abbiamo portato avanti questo discorso che insomma siamo molto soddisfatti, con molto sacrificio, ti dico, perché credere in qualcosa e poi portarlo avanti, forse tu mi insegni, perché insomma sei giovane, anche tu ti stai affermando Grazie. e quindi sì, i titoli, ma poi ti scontri anche con delle realtà, però mai mollare la presa e quindi si va avanti tutta e appunto siamo alla decima edizione. E poi guarda, quando rimangono in giro dei personaggini come la nostra Lorenza Mastrilli e tanti altri ragazzi che anzi ci stanno ascoltando e li saluto, dico dei nomi così tanto per dire, ma non tanto perché loro ormai fanno anche parte proprio del team del Mix Factor, come Luca Federici, Luca Strappelli, insomma, abbiamo dei bei personaggini che ci Si è stanno creata una dando delle famiglia. belle soddisfazioni. Beh, io passo un attimo a te, Lorenza Sì. Mastrilli. Tu sei appunto vincitrice dell'ottava edizione di Mix Factor. Anna, appunto, prima mi parlava di comunque sia la partecipazione di questo Mix Factor, di questa ipotetiche vincite che possono esserci per ogni concorrente, che decreta insomma a fine talent il concorrente che ne esce vincitore. A te in fatto di vincita, cosa ti ha portato? Perché si parlava appunto di borse di studio.
Allora, quali risvolti hai avuto? Io ho vinto una borsa di studio per il Giulia Jazz. Si tratta di una settimana, diciamo, in una scuola con tanti artisti, musicisti, insegnanti. A livello internazionale, sì, un full immersion. In 5 giorni si crea uno spettacolo che poi si farà verso il fine settimana. E lì veramente c'è l'impegno di tutti. Alla fine ci si incontra tutti e il lavoro che tu hai fatto in 5 giorni si incontra con quello degli altri. Esce fuori uno spettacolo che è stato veramente bello, sia da vedere che da fare. Però questa è stata una vincita bellissima, ma probabilmente ho avuto di più, che è stato il legame che ho creato con tutti i ragazzi del Mix Factor, soprattutto con Luca e Luca, come diceva Anna, che fanno parte del team che io chiamo famiglia. E che per me sono una salvezza, perché sono dei legami indissolubili. Io, creati con il canto, sì, appunto. Con la, perché poi ci sono duetti, partecipazioni, che ne so, a qualche concorso insieme. Per me sono dei fratelli più che amici e cantanti, quindi... Beh, approfittiamo allora anche per salutare, breve vi faremo anche qualche piccolino regalo, perché queste due ragazze hanno portato in studio da me il loro CD, appunto il CD di Mix Factor, e tutto ciò rientra, diciamo, in un significato solo, Anna, perché Mix Factor, quello che ho pensato io, insomma, quando ho visto già le locandine in giro per la radio, anche in fatto di immagine, si avvicinava molto a X Factor. Mix Factor, appunto, perché, Anna, se posso chiedere? Allora, intanto è chiaro che nessuno inventa nulla, quindi io mi sono, come dire, ho giocato a seguire questa linea dell'X Factor come di un amici. Chiaramente noi nel nostro piccolo, perché insomma non avendo mezzi non possiamo pretendere di fare cose in grande, però ripeto, nel nostro piccolo riusciamo soprattutto ad emozionare il pubblico, e questo credo che sia poi lo scopo più importante per un artista, no? Perché ci si esibisce per regalare emozioni in qualche misura, e quindi questo è lo scopo finale. Poi è chiaro che si gioca un po' su questa cosa, quindi ai ragazzi si dà delle prove, come per esempio il prossimo mese, la prossima tappa, daremo la prova duetto, quindi i ragazzi, addirittura, guarda, voglio sottolineare una cosa, nella prova duetto, nella scorsa edizione, è nata una bella storia, perché pensa che alcuni concorrenti hanno deciso di duettare insieme, quindi ti fa capire un po' la misura dello spirito di sana condivisione e anche sana competizione, perché condividere questa cosa per me è stato molto importante, che loro abbiano anche scelto di fare tra loro. Perché questo dico però? Perché ogni tappa non c'è una vera votazione, la votazione sarà solo alla finale, lì è gioco, è gara e non ce n'è per nessuno, il più bravo vince e basta. Quindi è gara fino alla fine. Esatto, invece durante le tappe diciamo che è una crescita, è, come mi piace chiamarla, è una palestra dove si esibisce il proprio talento e magari anche l'evoluzione che ci sarà a fine stagione, perché poi si vedrà la differenza da ottobre a giugno. Beh, è un mix, insomma, di mille sfaccettature. Ma avete portato appunto questo CD, Talent Canoro Mix Factor, e tra le prime track, insomma, il primo brano, appunto, leggo, Anna, cantiamo Xieme. Sì, vabbè, ho giocato sulla X e quindi ho scritto Xieme, però e cantiamo insieme. È l'unico brano inedito di questa compilation, perché è una compilation di cover, che mi è piaciuto fare con molto sacrificio. Anche questo abbiamo avuto per fortuna degli sponsor che ci hanno aiutato, quindi abbiamo condiviso questa... Mi piaceva donare ai ragazzi una cosa poi tangibile, quindi loro si possono risentire, però ci tenevo anche a scrivere qualcosa per loro, mi è venuta l'ispirazione, e quindi ho scritto questo brano che, se ci si sofferma un po' sul testo, rende davvero l'idea di quello che rappresenta questo Mix Factor. Beh, perché non soffermarci allora per voi, appunto, cantiamo insieme. Anna Di Paolo Antonio, appunto, prodotto da lei, beh, non vi resta che ascoltarlo. Grazie. Stanno cantando. Insieme. Insieme. Tutti quanti i ragazzi di Mix Factor. Ebbene sì, ebbene sì. Guarda, ogni volta che la riascolto, devo dire, mi emoziono, perché ho presente loro, il loro percorso, perché diversi ragazzi che stanno in questo brano adesso addirittura
davvero hanno spiccato il volo in qualche modo. C'è Gianmarco Colucci che addirittura è a New York, fa sì, parte di questo ragazzo che era a New esatto, York. Fa parte di un musical, quindi sta facendo un bel percorso in quel di New York e quando torna, devo dire, ci viene sempre a trovare. Proprio quest'estate è capitato nella finale e ho avuto anche l'onore di averlo in giuria perché insomma mi sembrava un gesto dovuto. E poi c'è Michela Ricchioni, insomma, che veramente anche lei sta facendo un bel percorso. Insomma, sono tanti i ragazzi che... Ma sarebbe molto bello, Anna, ospitare tutti quanti in radio qui con noi. Ma magari, Per raccontare ognuno di loro la propria esperienza personale. Hai visto mai che l'ospitalità squisita che riserva Radio R9 grazie a tutti coloro appunto che hanno qualcosa da dire, da raccontare... Per quanto riguarda la musica, d'altra parte voi vivete di musica, beh, devo dire il tuo è un bellissimo pensiero, un bellissimo invito. Mi impegnerò, posso dire, per portarlo insomma fino in fondo. Grazie. Lorenza, tu mi sarai d'aiuto, dai. Sì. Mi appoggerò a te, siamo ragazzi, ci portiamo, siamo abbiamo scoperto ormai. Che siamo amici ormai. Sì. Abbiamo scoperto che ci portiamo pochi anni, sono stonatissimo, però io magari anche. qualche intervento posso farlo anch'io. Beh, non mi resta che restare ancora con noi, con Anna Di Paolo Antonio e Lorenza Mastrilli. Fino alle ore 19, 366 70 52 110 è il numero della nostra messaggeria. Aspettiamo tantissimi messaggi a voi. Tra poco Radio R9, Facce da Radio. E siamo sempre qui, sono sempre io, Leonardo Rico Pignotti di Facce da Radio, sempre in compagnia di queste due bellissime ragazze, appunto Anna Di Paolo Antonio e Lorenza Mastrilli. Beh, ragazze, che dire, per voi tantissimi messaggi. Il primo messaggio che recita appunto, siete bravissime, complimenti. Il secondo messaggio penso che sia... più rivolto alla tua parrocchia, appunto, Lorenza, dalla tua famiglia. Lorenza ha un caleidoscopio di emozioni. È Anna, vero. Come sempre, straordinariamente unica in grande, grazie, maiuscolo. Grazie, troppo buoni, troppo buoni. Bello, bello. Io, grazie. Mi incuriosisce sia me stesso che penso il nostro pubblico di radioascoltatori, perché non ci potete vedere ma ci potete sentire. Beh, e che dire, anzi, potete anche vedere queste due ragazze, i loro volti nei prossimi appuntamenti che breve vi farò annunciare, ma anche mettendo un bel like alla loro fotografia sulla pagina di Radio R9 di questo pomeriggio, appunto. Ma quello che andrei a scovare un po' più sotto, i vostri prossimi appuntamenti. Quando, dove e come seguirvi? Allora, dal punto di vista anche social. Certo, allora la prossima tappa sarà venerdì prossimo, venerdì 17 febbraio e noi non siamo assolutamente superstiziosi, quindi il 17 febbraio si svolgerà l'altra tappa del Mix Factor nella discoteca Disco Dinner Beat di Tortoreto, splendida location, anzi ringrazio la proprietà dei fratelli Pilotti che ospitano questa kermesse canora, devo dire hanno creduto nel nostro progetto e ci fa molto piacere anche perché è una location che veramente si presta a livello anche acustico, perché quello è ancora più importante. E quindi appuntamento, vi aspettiamo numerosi venerdì 17, appunto perché potrete assistere a uno spettacolo veramente emozionante, avremo anche tanti ospiti, vorremmo anche fare un omaggio al nostro meraviglioso Abruzzo, quindi avremo degli ospiti che omaggeranno il nostro territorio e poi niente, mi permetto di fare un invito ufficiale a te Leonardo, perché sinceramente ti vedo bene anche in giuria, perché da speaker radiofonico noi spesso abbiamo ospitato degli speaker, perché insomma, come dicevamo prima, conducendo una trasmissione radiofonica, insomma, di musica ne ascolti, poi l'ascolti anche nel tuo quotidiano sicuramente, quindi essendo anche molto giovane ci farebbe anche piacere che tu dessi un punto di vista, perché poi non è una vera votazione, come dicevamo prima, durante le tappe si danno più che altro dei consigli, delle considerazioni. E magari mi farebbe molto piacere. Questa tappa avremo anche Corinne, che sarà la rappresentanza ufficiale di Radio R9, che io ringrazio ancora una volta. Un salutone essere... alla mia collega Corinne Di Matteo. Infatti. Esatto, che appunto Radio R9 da quest'anno è la radio ufficiale e questo ci inorgoglisce tantissimo. Sta dando davvero tanto spazio al nostro talent, ai nostri ragazzi. Io sono molto rimasto... Cioè,
Dovrei essere io a fare ospitalità a voi, Anna, ma sono rimasto molto, diciamo, mi avete trasmesso molto calore quando siete entrati qui Che bello, ci in studio piace. da me. Sono davvero molto felice e mi auguro di poter partecipare sotto qualsiasi forma al vostro Mix Per chi non Factor. lo vedesse, Io sono Lorenzo sta facendo un innamorata. cuoricino con le mani. Ma guarda, questa è la cosa bella che si respira al Mix Factor. E quando tu verrai, e spero presto, davvero, se magari venerdì 17 sei libero, vieni con Corinne perché per me sarà davvero un onore averti in giuria insieme ai Luca al Quadrato. Quadrato, insomma, al maestro Tony Fidanza, a Luisa Ferretti, la nostra madrina della LL Comunicazioni che sostiene davvero tanto il nostro talent. Quindi ci farebbe piacere averti e questa è l'energia che tu respirerai al Mix Factor. Grazie mille. Allora, un motivo in più per venirci. Sposterò qualche, diciamo, un piccolo incentivo per i miei colleghi McDonald's che coprire il mio turno. Bravi, Io, per il Mix favore fatelo, sono Factor. io il tuo motivo. Ecco, il mio motivo è Lorenzo, appunto, che ti arriva anche un altro bellissimo messaggio per te. Lorenzo, la migliore con 3.500 cuori. Tra un po' sta per esplodere lo schermo. Beh, che dire, restare sempre con noi, piccola breve pausa. Ne abbiamo ancora molti da raccontare. Tra poco facce da radio! E tutti pazzi qui a Radio R9 con Talent Canoro Mix Factor, promosso appunto dalla presidente Anna Di Paolo Antonio dell'associazione Bonton di Bellante. Beh, darei un incentivo in più per informarci del talent stesso, Anna, e dove possiamo trovarti, appunto? Cioè, se io voglio partecipare a questo talent, come faccio a trovarti? Allora, intanto c'è il numero dell'associazione, il 340-2882977, o inviare una mail a bontonservice@tiscali.it, verrete ricontattati, o magari anche la pagina Facebook Anna Di Paolo Antonio, dove poi lì ci sarà tutti gli appuntamenti, C'è tutto ciò anche che una pagina facciamo. Facebook proprio dedicata a Bonton? Sì, come no, c'è proprio il Mix Factor, Associazione Culturale Bonton, quindi basta cliccare Mix Factor Visitate appunto la e pagina, così possiamo scoprire ancora più a fondo e anche tenerci aggiornati su tutti quanti gli eventi appunto di Bonton e diciamo, i loro affidamenti e appunto approfittare per mettere anche un bellissimo like. Ma io stimolo proprio anche a partecipare perché chi ama cantare comunque in qualche misura è come un cuoco che fa una bella torta, no? Se non la vede nessuno perde un po' del suo senso. Quindi chi ama cantare è bene che si metta in luce, in ribalta, come noi facciamo, appunto diamo questa visibilità, questo spazio, perché può dare un valore aggiunto alla loro passione, al loro talento. Spesso c'è anche qualcuno che ha un talento latente, dico io, e devo dire attraverso il Mix Factor è venuto fuori. E addirittura c'è gente che ha poi approfondito lo studio della musica, del canto, di uno strumento e grazie al Mix Factor mi hanno ringraziata per questo, perché magari dice io non avrei mai pensato di. E dopo aver fatto questa esperienza con la borsa di studio, appunto, alcuni si sono avvicinati proprio allo studio della musica e Maggior ragione è stata una spinta per te, questo mi Lorenzo. inorgoglisce, devo È stata una dire. spinta, cioè tu hai iniziato dal Mix Factor, il tuo interesse, magari sì, c'era già da prima, però l'hai coltivato a maggior ragione con il Mix Factor? Sì, perché ogni tappa era comunque un punto di inizio per una crescita, soprattutto con gli anni. Mi ricordo che il primo anno era un'atmosfera tranquilla che poi si è evoluta nel corso degli anni e quando sono tornata dopo circa 2 o 3 anni, Sì, c'è stata una pausa sì. perché lei era veramente piccolina la prima volta che ha partecipato, aveva 14 anni, Sì. credo. E dai, quindi sei cresciuta insieme al Mix Factor. Sì, c'è stata Poi una quando ho pausa di qualche ripreso anno, poi ha è stato un exploit. ripartecipato, un esploit e E infatti poi ha comunque, vinto. sì. Ogni tappa comunque ti danno un consiglio e tu cerchi di metterlo in atto, non solo al Mix Factor, poi ti rendi conto che comunque hai È dei utile commenti anche. positivi lì, ma anche al di fuori, quindi è Ma stato un Lorenza che fa aiuto. molte serate, devo dire, parlando, Complimenti. a volte Io dice, guarda, all'inizio ero un tronco ecco. totale, adesso sono sempre vergognosa, sembra un paradosso, però comunque è stato molto d'aiuto, perché Quindi potrebbe là. anche essere dal punto di vista economico un vantaggio Sì, perché da non sicura anche la togliere. performance, cioè comunque come stai lì sopra, puoi
ti aiutano anche su quello, non è soltanto il campo. Beh, se uno punta a fare serate, anche certo. Perché la voce sì è la cosa più importante, però... Ti racconto brevemente la mia esperienza, dato che siamo quasi coetanei, io appunto non avrei mai pensato di finire qui dietro allo studio di Radio R9. Cioè, iniziava tutto quanto con, sinceramente, guarda, domani la lettera di licenziamento me la presenteranno. Siamo qui davanti. Siamo curiosi, come nasce? Con molto menefreghismo, sinceramente. Cioè, con la faccia tosta, perché faccia tosta. Da radio, non so, un po' di faccia tosta. Molto menefreghismo perché io mi sono trovato di punto in bianco, diciamo, una sera nel centro di Ascoli Piceno, una normale passeggiata con un amico, e c'era questo grandissimo appunto pullman di Radio R9 che faceva questi provini per questo talent. Formato, quando sono entrato io erano 150 persone, infatti proprio di arrivare fino all'ultimo non me lo sarei mai aspettato, insomma. E io stavo con questo mio amico, praticamente lui mi ha invogliato perché era dai 20 ai 30 anni, insomma, potevi partecipare. Lui era sopra i 30, quindi dovevo per forza sacrificarmi io accettai. Però, sai come... Magari, come se tu stai passeggiando in centro e ti lasciano quei volantini che a te... Non per il francesismo, magari non te ne frega più di tanto e butti a terra una volta che superi incivilmente, perché è un gesto incivile. E quindi, cioè, io ho fatto questo provino molto comico, molto trash, nella quale neanche gli dava importanza, neanche, cioè, pensavo che, cioè, non ci andavo neanche a pensare di essere richiamato, insomma. Dopodiché sono stato richiamato, sono venuto qui in radio, non me ne fregava più di tanto all'inizio, però ne sono una persona molto orgogliosa, quindi andiamo un po' più sul personale. Mi sono sempre spinto più in là e ho visto che magari determinate qualità ce l'avevo, certo. E quindi... Dopodiché la radio stessa mi ha dato sbocchi a fare diverse cose, oltre al parlare allo speaker stesso. Però è stata una bella esperienza, come penso lo sia stata anche per te il Mix Factor. Sì, sì, assolutamente. Questo racconto che hai fatto denomina che comunque il talento ci deve essere. Perché poi è vero che noi possiamo canalizzare questo talento, no? Come la radio che ti sta dando questo spazio, come il Mix Factor che dà questa visibilità ai ragazzi, però il talento lo devi avere, deve essere già tuo, questo è. Beh sì, penso che comunque sia in un certo senso la predisposizione, bisogna, sì. Cioè, parte integrante di ognuno di noi, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale, sotto ogni punto di vista, insomma. Beh, io direi di, appunto, nel fuori onda mi stavate parlando di un concorrente molto particolare, insomma, del Mix Factor, Lorenzo Strappelli, che... Luca. Guarda, ciao, già... Ciao, Lorenzo, stai facendo... Stasera Lorenzo sta veramente condizionando le menti. Luca Strappelli, sì. Approfitto per salutarlo e mi auguro di conoscerlo, insomma, più in là, magari anche venerdì prossimo stesso, al Talent Mix Factor, insomma. Beh, io ne approfitterei. Lo conosci perché poi Luca Strappelli insieme a Luca Federici ormai fanno parte della giuria di qualità. Ah, perché okay. Mi è piaciuta l'idea quest'anno di inserire anche la voce di un ex concorrente, di un ex partecipante, nel senso che possono dare, come dire, un consiglio, un suggerimento, una sensazione, perché avendo vissuto dall'altra parte ciò che prova un ragazzo che si esibisce al cospetto di comunque di una giuria di qualità formata da professionisti della musica, quindi, come dire, mi piace questa voce fuori dal coro, no? E quindi evviva, sono molto felice di averli in giuria e magari avrei modo di conoscerli. Perché no? Assolutamente sì. Beh, io lo presenterei direttamente, magari iniziamo a scaldare le acque di questo ex concorrente, attuale giurista. E appunto per voi ragazzi del Mix Factor, Luca Strappelli, Un giorno qualunque. Ed era pieno di vita con Giovanotti. Beh, e io, perdonatemi per la figura pessima, l'ho trovato lo staff di Radio R9, perdonami anche tu, Luca Strappelli, per non aver potuto far ascoltare il tuo pezzo, ma per scusarmi appunto sarei molto contento di rinvitarti anche la settimana prossima, insomma, alla nostra Lorenza Strappelli, sì, Lorenza Mastrilli e la presidente appunto Anna Di Paolo Antonio, magari a conoscerti un po' meglio qui in radio stessa e a raccontarmi la tua esperienza con il Mix Factor. Intanto ti aspettiamo però venerdì, in giuria, assolutamente sì, così colgo anche l'occasione di accompagnare la mia collega Corinna Di Matteo. Beh, che dire, allora mi arrivano
altri messaggi. Siete unici, io mi firmo, sono Caterina, ragazzi, siete unici, Anna, grande donna. Grazie, troppo Caterina, buona, chi è questa Caterina? È una nostra fan, devo dire che ci stima tanto e la stima è importantissima. La stima è importantissima, beh, soprattutto penso che sia una gratificazione anche personale. Comunque certo, sia. Certo, perché... Per un'attività come la tua, Anna. Caterina poi ha capito lo spirito, no, di come agiamo. E niente, è così. Mi emoziona un po', sai, perché ci sono veramente delle belle anime, le chiamo io. Che dire, ragazze, prima fate cantare Lorenza anche senza base. Beh, che dire, Lorenza, ti ho conosciuta, tu ti sei innamorata di me, quindi adesso... Tu non ti sei innamorato di me? Fammi innamorare, appunto. No. Cantami senza base. Dai, che vuoi? Ok. Ma, guarda, ci sono. Dimmi che artista. Ermal Meta è il mio cantante preferito di adesso, però. E andiamo con Ermal Meta. Te la dedico. Allora, in un'ora a Sanremo, prima di salutarci per dare un via al Franceschi alle 20, sentiamo Lorenza Mastrini. A te. Sempre sarai nella tasca destra in alto, na 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 na, dentro un salto in alto che mette i brividi. Per sempre sarai in un sorriso inaspettato o in un appuntamento con il mio destino. Sarò anche di parte. Fantastica! Lorenza mi fa venire i brividi. I brividi. Mi ami adesso? Adesso ti amo, okay. Sì. Dichiarazione ufficiale, quindi io amo Lorenza Mastrilli. Beh, dovrei tornare insieme a Luca Strappelli. È sicuro che torniamo, perché davvero ci siamo trovati benissimo. Poi tu sei veramente un ragazzo, oltre che bello, sei garbatissimo. Grazie. No, è vero, e lasciatelo dire da una diversamente giovane, quindi... Diversamente giovane, assolutamente, non te lo permetto. Fidati, e quindi davvero è stato un bellissimo incontro. Anche per me, davvero. Le conoscenze, beh, diciamo che non avvengono mai per caso. Esatto. Che dire, incentiviamo. E questo comunque grazie a Radio R9, devo dire, ringrazio di cuore di questa opportunità. Grazie mille anche a voi, grazie. E, beh, che dire, un'ultima spinta per Mix Factor. Lanciamo una frase per invitare tutti quanti a partecipare. Vai Lorenza, lanciala tu da ex concorrente. Sul bigliettino c'è scritto passione pura per il canto, però io dico partecipate perché vi arricchite, ma veramente tanto, tutti i punti di vista. Evviva! E invece Anna da presidente, quindi a maggior ragione una spinta ancora più abbondante. Partecipare a Mix Factor perché? Partecipare a Mix Factor per emozionare, per regalare emozioni, perché forse oggi ne abbiamo bisogno di emozioni. Assolutamente sì, beh, ogni emozione fa la sua parte. Beh, e che dire, invece io da speaker radiofonico, oltre a partecipare a Mix Factor, perché sono delle bellissime concorrenti, insomma, belle fuori e dentro, occupiamoci di termini pratici, quindi scrivete tutti quanti, chiamate tutti al 340 28 82 97 7, altrimenti scrivete anche a me stesso, insomma, Leonardo Enrico Pignotti, radio sulla pagina Radio R9, mettete anche un bel like, e o appunto scrivete anche al bonton service@tiscali.it. Che dire ragazze, vi saluto, vi do una bellissima serata, con voi vi do l'appuntamento a venerdì, con gli altri concorrenti del Mix Factor. Presso il Beat Disco Dinner di Tortoreto. Beat Disco Dinner di Tortoreto, quindi approfittate per l'occasione. Per voi, Anna Di Paolo Antonio e Lorenza Strappelli, vi auguro una buona serata. La linea Radio The Club. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, grazie.